squadra forte, avete fatto due buoni set, uno vinto, uno perso, poi gli altri due, insomma, ha prevalso la forza e l'esperienza di Novara. Sì, sapevamo che non sarebbe stato facile, comunque Novara è uno squadrone, lo sappiamo, sono fortissime, quindi diciamo che abbiamo lottato, i primi due set si è visto, siamo sempre state lì, poi ovviamente hanno tirato fuori qualcosa in più loro e sono andate avanti. Rammarico per quel terzo set in cui avete avuto anche delle occasioni, forse intanto si sarebbe preso un punto e poi si sarebbe messo un po' di pressione anche a Novara, ci sarebbe stato un tie break, insomma è cambiata anche un po' la partita. Sì, un peccato veramente, perché siamo andate lì punto a punto e poi ci è mancato qualcosina che magari in altre partite riuscivamo magari a esprimere meglio, quindi alla fine sapevamo che sarebbe stato difficile, complimenti a loro perché comunque sono un'ottima squadra. Prime impressioni su Adelina, che appunto ha preso questa botta al ginocchio? Speriamo che non sia niente di grave, anche perché siamo un po', abbiamo la coperta corta in questo momento, quindi speriamo non sia nulla di grave. Adesso l'importante è che si riprenda bene e appunto speriamo non sia nulla di grave, guarda, davvero, perché siamo un po' sfortunate. Grazie. Vi chiedete a volte magari dove potreste essere senza infortuni o comunque con un po' più di fortuna in queste situazioni? Guarda, sicuramente magari riusciremo a esprimere un gioco diverso, perché comunque senza avere infortuni, senza magari fermarsi come è successo per il Covid, saremmo cresciuti sicuramente, perché essendo un gruppo giovane l'allenamento e tutto quanto aiuta e ti fa migliorare, quindi sicuramente riusciremo a esprimere un gioco diverso. Però alla fine siamo state brave, perché non è stato facile gestire tutte queste situazioni, quindi comunque sono contenta.